Proprio perché in menopausa si va incontro ad un naturale indebolimento osseo, è fondamentale capire come poter contrastare l'osteoporosi. Le soluzioni vengono sempre dalla natura e dalle nostre abitudini. È fondamentale, come per tutte le cose, porre attenzione alla scelta dei nutrienti, che dovranno essere multivitaminici e ricchi di minerali, specialmente di vitamina D e calcio, ma allo stesso tempo prestare attenzione anche all'introduzione di vitamina E, che è fondamentale per migliorare la biodisponibilità di calcio e vitamina D. La vitamina E la troviamo nell'olio extravergine d'oliva, la troviamo nei semi oleaginosi, la troviamo anche nei cereali integrali. Per la densità minerale ossea è fondamentale anche inserire alimenti ricchi di fitoestrogeni e fenoli, come anche le proteine animali, senza rischiare di assumerne troppe e quindi subire l'effetto opposto. Per quanto riguarda la vitamina D e il calcio, tutti pensiamo che i latticini siano fonti ricchissime, in realtà però i latticini sono anche dei cibi potenzialmente infiammatori, quindi sarebbe bene, piuttosto che aumentare l'infiammazione del corpo, ricavare questi nutrienti da altre fonti, come appunto le fonti vegetali o le fonti animali. Non bisogna dimenticare poi che la miglior fonte di vitamina D è il sole, quindi i famosi 15-20 minuti di esposizione al giorno per educare il nostro corpo e le nostre ossa a un'esposizione solare che ci aiuti a ritrovare benessere. Per il benessere delle ossa è fondamentale calcio e vitamina D dalle fonti vegetali, quali rucola, greppi e funghi, pesci grassi, soprattutto olio di fegato di merluzzo, vitamina E derivante dai cereali integrali, dall'olio extravergine d'oliva, dai semi oleaginosi e soprattutto non ci dimentichiamo l'attività fisica, perché la contrazione muscolare apporta calcio alle ossa, che è fondamentale.